Il fatto di essere rimasto orfano non ha permesso a Francesco di fare molti anni di scuola, è arrivato sì e no fino alla terza o quarta elementare. E purtroppo deve lavorare nei vigneti dei Cozzarelli, che è la famiglia della madre. E questa madre, che lui ha sempre nominato, evocato nelle sue lettere, come una donna aggobbita per la rudezza della vita di campagna, che si angustiava per un'annata andata male, per il timore di ciò che significava la rovina di tutte le coltivazioni. Ma Francesco non si è rassegnato al destino legato alla coltivazione delle vigne. Il maggiore dei suoi figli maschi ricorda quando gli raccontava che in quei tempi difficili era arrabbiato e piangeva dalla rabbia alla fine della giornata nei campi perché doveva andare a studiare. All'inizio cercò di andare a fare l'orologiaio. Poi passò presso il gabinetto di un fotografo del paese di Castelnuovo, che non sappiamo chi fosse a quel tempo che facesse il fotografo in paese, che gli insegnò il mestiere delle lenti e dello sviluppo delle fotografie. Quando fu pronto, alla fine del secolo scorso, quasi intende nell'Ottocento, viaggiò in Martinica, nelle Antille francesi, dove presso uno zio di Domenico, che era qui commerciante di tessuti a Saint-Pierre. E l'anno dopo si vantava di come lì, così giovane, avesse superato la sua gran prova nell'avere avuto l'onore e la responsabilità di viaggiare come commesso delle viaggiatore attraverso regioni distanti per conto dello zio. Durante questo periodo però contrasse, come disse lui, una malattia fatale, non vero in realtà, che lo costrinse però a rientrare in Italia e a spendere la maggior parte del denaro guadagnato durante le terapie. Nell'anno 1900 si innamora della bella paesana Maria Felicia, della famiglia di Ruggiero, simile per molti aspetti alla sua di famiglia. Una donna con un cognome simile fu la prima che si laureò in medicina nell'anno 1000, che fu maestro, dermatologa, ginecologa e cosmetologa della scuola medica salernitana, Trotula de Ruggiero. Durante il corteggiamento Francesco impiega le sue migliori abilità, le manda fotografie e gli invia lettere appassionate dove le scrive poesie. E la chiama angelo dell'amore, idolo del mio cuore, e gli promette anche un sublime avvenire. Per quanto concerne la terapia della malattia da cui è affetto, egli va a contursi presso i bagni termali che si trovano vicino Castelnuovo, in una zona vulcanica. Intanto scrive alla moglie che, poiché è lontano da essa, egli non può trovare la pace. Si fidanzano lo stesso anno, mentre Francesco si accinge a partire di nuovo, e questa volta per andare da un suo zio, Vincenzo Cozzarelli, un fratello della madre, come aiutante, che fa il mercante nei dominions inglesi nell'Africa occidentale. Nel maggio del 1902 Francesco incontra lo zio in Africa e stabiliscono un centro d'operazioni a Secondi, dove vi è una piccola colonia di conterranei italiani. Di qui viaggiano a Lagos, a Tarka e in altri villaggi. Però appena riesce a sopravvivere con il ruolo secondario che gli si dà. In famiglia circolano tant'è vero degli aneddoti circa di come Francesco si ingegnava a sopravvivere. Secondo uno di questi racconti utilizzava un grammofono
e una carta scritta girando sopra un disco una reclame per richiamare l'attenzione dei clienti per strada potenziali. Egli in una lettera dice che in un certo punto di questa avventura passò 3 mesi e 8 giorni senza guadagnare quello che spendeva. Il ricordo che trasmetterà di questo zio è che era molto crudele e che lo odiava. Intanto scrive alla moglie, che è una ladra assassina del mio cuore, o meglio alla futura moglie, con queste lettere appassionate, ricche di belle parole, poesie e disegni. La preghiera che fa alla Vergine di Pompei in una delle sue lettere sembra risultare come una premonizione. Vincenzo ha 20 anni e si trova in Martinica in questo stesso periodo, quando accade l'eruzione del vulcano Mont Pelée, che colpì la popolazione a quel tempo di Saint-Pierre. Qui morirono lo zio di Domenico e il suo figlio maggiore Cicillo. Vincenzo si salva perché sta a Fort-de-France con il figlio minore dello zio, Peppino di Domenico, che poi, negli anni successivi, verrà a lavorare con l'impresa del cinema in Colombia. Però per un certo periodo Francesco ignora la sorte del fratello e lo immagina deceduto con gli altri familiari. Stolto è l'uomo che si crede felice su questo mondo, perché secondo me ha poca conoscenza del fatto che nessun re, nessun milionario può credersi felice. A cosa servono i milioni, la dignità, il potere, quando esiste una mano così potente che fa perdere tutto? Parlo della morte, la più grande e potente cosa che esiste sulla terra, la più barbara al medesimo tempo e la più giusta, che non esclude nessuno.